che andrà bene, che ce la faremo insieme. Siamo un popolo di eroi che non ci arrendiamo mai. Andrà tutto bene, tutto bene è un cazzo. In tempi record è stato realizzato a livello di idea nella prima pandemia, dove ci si è trovati, mi sono trovato a casa e con la chitarra ho cercato di buttare giù le sensazioni che provavo in questa estensione spirituale tra depressione e vita familiare, che comunque è stata una cosa abbastanza piacevole. Quindi alla base, diciamo, sentimenti contrastanti per un progetto che è nato in un periodo molto particolare. E certo, diciamo che con Cane Bianco abbiamo sempre trattato argomenti di questo genere. Ad esempio l'LP del 2013, dal titolo Intignato, parlava appunto della situazione praticamente umana, e Intignato non era altro che un parassita che di solito attacca i cani e si ciba delle cellule del cane, della pelle del cane. E questa cosa, diciamo, purtroppo si allaccia molto bene alla realtà attuale, perché al di là del virus il vero problema è il nostro degrado come società, come a livello ambientale. E questi sono i temi che abbiamo sempre trattato, ed è stato molto facile arrivare a realizzare Liberato, che poi è un sentimento personale dove mi sento addosso una situazione di non appartenenza a nulla e a nessuno. E quindi, per chi fosse interessato a conoscere Liberato, questa nuova produzione, dove è possibile trovarlo? Allora, è possibile trovarlo innanzitutto su YouTube, l'abbiamo già caricato il giorno dell'ultimo decreto di Conte, e quindi alla voce Cane Bianco, Liberato, lo trovate. E un altro progetto che è stato momentaneamente messo in pausa a causa del lockdown e della situazione che ci siamo trovati a vivere in questi mesi, è anche una produzione invece di Rossini TV con la tua conduzione, White Dog. Ti ringrazio per la domanda, perché ci tengo in particolar modo a questa situazione che si è dovuta stoppare appunto per il lockdown. E abbiamo registrato la puntata zero qui con Ruben dei Camillas, è andata molto bene, ha creato tante aspettative. Abbiamo registrato la prima puntata al Caffè della Fortuna, è andata benissimo, abbiamo avuto come ospite Daniele Di Gregorio e il Trio Chaos, una band emergente che vedremo presto, perché comunque ha vinto il concorso di Arezzo Wave e si sta facendo strada. Poi la seconda puntata che abbiamo registrato e andrà in onda al, diciamo, più presto, quando tutto riprenderà. Devo dire che questa l'abbiamo registrata al Brillo di Fermignano, un sacco di gente, sono successi anche aneddoti molto interessanti che però vi racconteremo strada facendo, perché White Dog è praticamente sospeso, ma riprenderà molto 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 più vivo e, come dire, audace di prima. Vedo il viso, il tuo sorriso e sono rinato, sono liberato. Mi sono svegliato.